Benvenuti nella Maison Cartier. Cartier è una maison francese di lusso, produttrice di gioielli e orologi, fondata nel 1847 da Louis Cartier. Questo prestigioso marchio è diventato celebre grazie alle commissioni della nobiltà europea, tra cui la principessa Matilde e l'imperatrice Eugenia, che diventarono clienti della boutique nel 1856. Portando i gioielli della Maison ad essere tramandati tra i re, le regine e gli imperatori che seguirono. In Cartier, il processo creativo inizia sempre con il design. La Maison è ossessionata dalla ricerca della perfezione nelle linee, nella forma e nei dettagli, creando così oggetti di design unici e distintivi che resistono alla prova del tempo. Sono molti i modelli iconici di questo storico e prestigioso marchio, come il Tank, il Trinity, lo Juste Unclou, il Santos, il Love, il Panthère e il Ballon Bleu. Tutti caratterizzati da un'estetica elegante e da una qualità senza pari. Il Santos è stato il primo modello introdotto da Cartier nel 1904. Questo segnatempo fu una rivoluzione nel mondo dell'orologeria, infatti fu il primo orologio da polso per uomo. Prese il nome dall'amico di Louis Cartier, il pilota Alberto Santos Dumont, che ne richiese la produzione per facilitare la visualizzazione dell'ora durante il volo. Il Santos è caratterizzato da una cassa quadrata con angoli smussati, caratteristica innovativa per quell'epoca, e da una numerazione romana nera a contrasto sul quadrante bianco. Il Crash invece è uno dei modelli più sorprendenti di Cartier. Questo modello, nato nel 1967, divenne famoso e iconico per la particolare estetica della cassa, che risulta completamente deformata. Il Crash venne considerato un orologio fuori dagli schemi, un segnatempo che andava contro al design culturale di quegli anni. La purezza delle linee, la precisione delle forme, la preziosità dei dettagli e il rigore delle proporzioni sono solo alcuni dei tratti che caratterizzano gli orologi Cartier. Gli orologi Cartier raccontano una lunga storia di nobiltà e prestigio, e ancora oggi continuano a incantare il mondo con la sua creatività senza tempo e l'abilità artigianale, che sono alla base della sua eredità unica.